Bentornati qua su Football Manager 2024 con un nuovo episodio. Allora, ho letto un po' i vostri commenti e in effetti avete ragione. Purtroppo, non sempre si deve prestare al cuore l'attenzione perché fosse per me Aranda, non lo venderei mai al mondo. Però mi avete fatto notare che se vogliamo rinnovare Lazetic e tutto il resto che vogliamo rinnovare, tocca forse fare un piccolo sacrificio, cioè venderlo. Ma venderlo ovviamente a un prezzo buono, perché se no avrebbe poco senso. E a me dispiace, forse più a me che a voi, ma vabbè. Comunque. Non si può, vero? Ah, si può negoziare. Eravamo arrivati a questo momento e dovevo un attimo capire con voi. Allora, io potrei arrivare a prendere l'ipotesi di venderlo per 5 milioni. Oppure fare 4 milioni più 2 rate annuali da un milioncino. E in seguito a presenze un milioncino. Ah, così de botto? Allora, subito ci arriverebbero 4 milioni. Più 500.000 euro all'anno. Più dopo 20 partite un altro milione. Più il guadagno sulla prossima cessione. Allora. Aranda è un giocatore forte. Però su quella fascia abbiamo comunque alternative, anche di valore. Quindi io vado ad accettare perché voglio rinnovare Lazetic a tutti i costi. Lazetic va rinnovato, deve essere un punto fermo della squadra per il momento. E vabbè, vedremo un po' come andrà. Intanto va bene, Zanoli è il raffreddore. Ok, c'è. Il raffreddore va bene. Ah, Juan Samiego via Transferrom in prestito perché? Perché in effetti sta calando. Quindi sì. Paolucci, uomo partita. Ma anche il buon Paolucci, se andasse via in prestito, non sarebbe una brutta idea. Onestamente. Ingaggio 100%. Rata mensile, farci anche solamente 5.000 euro al mese, giusto per almeno titolare fisso. Almeno, se no, non va via, non ha senso. E il prestito di Quintino. Ha fatto bene. Aranda in procinto, vabbè, che ha fatto bene. Watford e Udinese sono la stessa proprietà, quindi grazie al cavolo. Secondo le clausole, il prezzo potrebbe salire fino a 6 milioni. E onestamente, 6 milioni per Aranda ci possono stare. Accettiamo, ragazzi. Purtroppo Aranda se ne va. Purtroppo sì. La Cremonese sta in Serie A, vero? Sta in Serie A. E niente, Aranda se ne va, ragazzi. Bene, sì. Contenuto sbloccabile ottenuto. Va bene. Non mi interessa al momento. Quindi, detto ciò, prevedere quelli in scadenza? Come si fa? Intanto, Lazetic. Facciamo sto rinnovino? Perché? Lazetic. Era un momento in cui non avevo soldi. Ho dovuto. Non l'ho fatto apposta. Su. Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Porca miseria. Vabbè. Niente, se l'è presa male. E infatti. Uno di voi me l'aveva spoilerato che probabilmente non avrebbe rinnovato dopo questa rottura. Però attendiamo con calma, con calma. Intanto Oliva
va al Cosenza in prestito, ci pagano un po' di ingaggio, il che male non fa. Ok, vabbè, questa cosa non mi interessa. Paolucci, giocatore importante, mi pagano l'ingaggio, accetto. Accetto, accetto, accetto. Luca Farro. Luca Ferro, non Farro, Farro. Buonanotte. Ci ha respinto e vabbè. Andato alla Juventus, come dargli torto? Allora, si devono cambiare un po' il tutoraggi. Ok? Io chiedo al vice perché non sono bravissimo in queste cose. E nel caso che fatemi sapere come poter fare al meglio questa cosa. Alvarez va al Milan. Paolucci, vai, vai Paolucci, vai, vai, vai. Buona fortuna e cresci, mi raccomando, cresci, che è la cosa che onestamente al momento mi importa di più. Onestamente parlando. Giocatore della settimana Andrea Lucchi, ragazzo prodigio. Cavolo, ragazzo prodigio. Ragazzo prodigio, stica è 45 milioni. Non si può fare. Non si può fare. Però quantomeno metterlo in lista potrebbe essere cosa buona e giusta. Quantomeno. Quantomeno, giusto per Palermo Regina, un bel pareggio. Il Bari favorito, non dirlo, non dirlo. Conte scommette su Papazov. Che cavolo è Papazov, mo? Non mi sembra sto fulmine di guerra, Papazov. Oh, io voglio vincere col Foggia, però, eh. E andiamo. Sulle rimosso, perché? Perché Sulle rimosso? Perché Sulle è andato al Boca Juniors? Scusatemi, ma Sulle, ma perché vai sei andato al Boca? A far che? A far che? Vabbè. No, includi. Teniamolo lì. Salcedo possiamo toglierlo. Sto Abdulaziz Aldossarri. Braccetto di difesa. Vabbè, passaggi dribbling non ci importa. Marcatura 14. Ecco, questo è importante. Buoni contrasti 15. Buon colpo di testa. Concentrato, coraggioso. Determinato, aggressivo. Un giocatore intrigante, eh. No, no, ma te mi hai detto che veniva per molto meno. Si potrebbe provare a fare una roba un po' così, un po'. Ma sapete che quasi quasi, se me lo tirano dietro, questo per il prossimo anno in Serie A è tanta roba. Andrei a pagarlo 1.600.000 così però. 850.000 più 700.000 e ne vale 12,5. Possiamo farci anche una bella plusvalenza volendo con questo noi, eh. A parte gli scherzi. Vabbè, Filippo Bandinetto dalla lista ormai è arrivato a una certa età. Lazeti, Zefi, Iliev, Sayan, Jim, Martel. Perché Ferri? Abbiamo Mele. Metti Corbo, va. In panca mi porto qualcuno. Mele. Mi porto Beka Beka. Ma Beka Beka come sta? Comunque è più scarso Beka Beka di. Cioè più scarso, sono forti uguali. È molto più forte di Martelli in quel ruolo, Beka Beka. In realtà Jim è più forte di Martell.
Non lo sapevo io. Sto Jim in realtà è forte, oh. Ma vedete che Jim se la cava, eh. Pure Cortinovis. Sulla carta è più forte di Iliev. Questa mi è nuova. Questa mi è nuova. Ma Iliev sta troppo rendendo bene. Non posso cavarlo ora. Non posso, sarebbe da folli e non è il caso. Vabbè che Bari foggia, però abbiamo capito che non è scontato quando si sfidano squadre di bassa classifica, insomma, non vuol dire nulla, quindi stiamo attenti, atteniamoci alla nostra formazione migliore che abbiamo, non facciamo troppo turnover, che non si sa mai. Ah, il buon Papazov, ecco dove sta, bravo Lazetic! Subito! Marco Lazetic! Ti prego, rinnova Lazetic, ti prego, ti scongiuro. Mi incateno allo stadio, non mi interessa niente. Porca miseria, bravo Lazetic, che bel contrasto, che bel recupero palla. Ma io cosa ti posso dire? Cioè, sono cose belle, ma sono cose belle, certo, cioè. Che giocatore. Fenomenale. Fenomenale, almeno per la B, fenomenale. Poi per la Serie A staremo a vedere se vorrà rimanere, ma credo di sì. Io mi auguro che voglia firmare prima o poi, perché poi se arrivano le big a fiondarsi su di lui è un casino e non vorrei mai, e non vorrei mai. Rigore, dai, anche se, vabbè, comunque rigore, vero? Dateci sto rigore, va. Bravi, bravi, mi siete piaciuti. Ma fa tirare Lazic, così è contento, si rilassa, così firma il rinnovo, dai. Dai, faglielo fare. Lazic. Ancora lui, non sbaglia mai. 19ª rete della stagione. Che meraviglia. Ma cosa vogliamo dire? Ma cosa vogliamo dire? Un giocatore veramente mastodontico. Mastodontico. Molto molto forte. Però il gol subito non manca mai. Non manca mai. Ragazzi, dai, su. Siamo ancora avanti, eh. Siamo ancora avanti con molta calma. Se riuscissimo a fare il 3-1 sarebbe ancora meglio. Ma sappiamo che non è scontato. L'importante è portarla a casa. 10 tiri a 1. Hanno fatto un tiro in porta il Foggia. Che è poi quello del gol. Cioè, dai. Veramente. Cioè, fa ridere come cosa. Fa anche riflettere. Bravo Laz. Ma quanto è forte Lazetic. Però, Sayan, se ti mangi questi gol. Dai, su. Questo era da fare. Ma qua. Non dovevi fare il pallonetto, dovevi tirare una saracca forte sul primo palo e addio, insomma, cioè, non così, non sto pallonetto, e dai, è pressoché inutile, sì, spettacolare quanto vuoi, ma utile zero. Corrado, bravissimo Iliev, vabbè ragazzi, sì, però no, non può essere fuori gioco. Non può essere, dai. Non è mai fuori gioco, vero? Ma come fuori gioco? Ma come? Di quanto era avanti? Scusatemi, eh. Ah, era avanti Corrado. Era avanti Corrado. Era avanti Corrado. Peccato, peccato. Potevamo chiuderla in anticipo e invece ci tocca soffrire fino alla fine. E di certo questa cosa non mi fa piacere. No. Assolutamente no. Assolutamente no. Sembra stanco, ma ci penso io, ma ci penso. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Mettiamo il corto. Mettiamo Cortinovis. Mettiamo becca becca ammonito per cortesia. Metti. Che ci metto poi? Martel. Sayan. Prima che si spacchi di nuovo. Mettiamo Johnson. Corbo ammonito, ci buttiamo mele.
E per il resto direi che ci siamo. Eh no, eh? Ecco chi è Papazov, eccolo, grazie Conte, grazie per la gufata, sei un maledetto Conte, sei un maledetto, ce l'hai gufata veramente, ma ce l'hai gufata, ma ce l'hai gufata, Conte, ce l'hai gufata, porca miseria, hanno fatto tre tiri questi qua, due in porta e hanno fatto su due tiri due gol, percentuale gol. Loro 0,21, noi 2,01. 2-2 finale. Io non ci credo. Io non ci credo, ragazzi, a quello che ho appena visto. Io, cioè, non si può non portare a casa una partita del genere. Non si può. Non si può. Ecco. Aldo Sarri non vuole neanche venire. Grazie. Comunque, oh, tutte belle notizie, una dietro l'altra. Lazetic. Può rinnovare? No. Ma perché io devo? Ma perché? Prova te. Prova col DS. Si può rinnovare con il DS? Sì, però Lazetic, io ti voglio bene, però ti prego. Cioè, ti prego, su. 21 senza sconfitte, bellissimo, però io questa bisognava vincerla. E mo c'è la Spal che sicuramente scarsa non è, terza in classifica. Allora, Palermo è in scadenza. Ha 20 anni. È un incontrista. Però a me, sinceramente, Palermo perderlo a zero mi darebbe fastidio, visto che comunque quanto vale Palermo? 160.000 euro. Offriamo un nuovo contratto. Giovane promessa. Chiede anche poco. Premio presenza 500. In panca 300. Annuale 5%. 20%. Questo lo caviamo. Allora, tu non hai capito niente. Questo lo caviamo. Ma porca miseria. Così va bene? Ok. E Palermo si è rinnovato perché secondo me sembra essere un giocatore intrigante per il futuro della squadra. Aiuto. Il Palermo ha offerto un contratto a Palermo. Beh, giustamente, eh. Io amo sto gioco, io lo amo, è la follia. Troppo divertente, vabbè. Ma... io non ho parole. Samaniego, io te sto a mandare via in prestito, ma tu non ci... non so come fare. Offerta di prestito. È che prendi tanto di ingaggio. 10.000 euro. Giocatore importante, vai, proviamo. Allora, Bari Spal. Becca Becca. Lascerei così con i titolari. Lazetic confermato. E ci mancherebbe, però. Se Lazetic non mi rinnova, io metto Colombo. Lazetic, devi rinnovare. Non è che per una volta che non ti ho rinnovato, non c'avevo i soldi. Come te lo devo dire? Non è una questione di odio, di cattiveria. Dammi il tempo di racimolare gli spicciolini su, che la dirigenza qua è. Sai com'è? Sai com'è la dirigenza del Bari? La conosci? È 30 anni che giochi qua. Non lo so. Non abbiamo un soldo, ma manco ce lo sbattono in faccia. Saiyan. Sì, però io come faccio a non amarlo? Come faccio a non amare Lazetic? Cioè, non mi rinnova, ok, però.
È difficile, è difficile. Sayam, che scatto meraviglioso. E che cross, e che cross. Onestamente ha fatto un bellissimo cross, eh. Bisogna dirlo. A mani basse un cross grandioso. Schmidt. Calma, 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 ragazzi, calma. Marcelo. Marcelo. Ancora lui, ma quanto è forte! Quarto gol in due partite oggi, quarto gol in due partite. Sempre sulla sponda Marcelo Sayan. Tutto bellissimo, Sayan, sto tiro fortissimo, la respinta, l'Azetic è lì, pronto ad approfittarne. 2-0 con la terza in classifica. E poi si pareggia con il Foggia. Io non concepisco e non capisco. Mi sembra così assurdo, onestamente. Però va bene, cioè, per carità, non mi lamento, vincere con la SPAL, una pretendente. Eccolo, becca becca, infortunato, te pareva? Ma è una bella notizia, eh. E che ci metto io? Mio nonno? Mannaggia tutto. Martel, vai! Martel, vai, anche se non è propriamente il tuo ruolo, da quanto si evince. Ma vai. Speriamo. Speriamo che non ci sia troppa differenza. Jim. Che pallaccia, Jim. Ho capito che vuoi giocare, però se fai questi passaggi, giocare è complicato, eh. Bravissimi, ragazzi. Zefi, mamma mia, l'ho vista bruttissima. L'ho vista veramente bruttissima sta cosa di Zefi. Marcelo. Bravo Jim. Per Zefi. Jim, ancora lui. Iliev, Iliev. Mamma, boh. Ma che, ma chi è questo? Ma non è che si sono confusi con CR7 per caso, no? Perché è fenomenale l'Azetic quest'anno. Ma è infermabile. Non lo ferma nessuno. Tripletta contro la SPAL. Non lo ferma nessuno. Questo, ragazzi, ce lo rubano. Ce lo rubano sicuramente. Ma per forza. Ma per forza. Se volesse rinnovare. Se volesse rinnovare. E invece no. Mi sa che non rinnova. E questo mi dà parecchio fastidio e anche preoccupazione. Certo che Colombo è un grandissimo giocatore, ma l'Azetic, per come sta rendendo, gli è sopra. Paradossalmente. Corrado. Bravissimi, ragazzi. Come giochiamo bene quando vogliamo. Però Jim, buonanotte. A Jim. E Corbo va vuoto. Mamma mia. Cosa ho appena visto. Calcio horror ho visto io. Calcio horror qua. Altro che calcio champagne. Questo è calcio horror. Spazza sta palla. No, eh. Ai ai ai, mancano 20 minuti, dobbiamo resistere, ce la faremo? Perché mi sono accorto che negli ultimi minuti di solito subiamo un po' tanto, eh. Non so perché, ma è così, ma è così. Purtroppo è così. E infatti, ancora la SPAL che attacca. Ripartiamo? Va Iliev. Però sta palla fa schifo, Iliev. Sta palla fa schifo. Scusami, eh. Bravo Martel. Bravissimo. Zefi. Non far l'egoista. Bravo. A Zefi. Porca miseria. Ma che sta succedendo? Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Qual è il problema? Qual è il problema? È una roba spaventosa. È una roba spaventosa a quello a cui sto assistendo. Johnson.
Jim, oggi veramente male male. Siamo Vasco, va. Corrado è anche ammonito. Si sa mai. Iliev, mettiamo Cortinovis. E standing ovation per Lazetic. Perfetto, niente, zero. Ragazzi, possiamo vincere? Abbiamo un problema nei minuti finali di gioco noi. Prendiamo sempre gol nei minuti finali. Nelle ultime mezz'ore facciamo molta fatica. Schmidt, non passarla lì, eh. Oh santo Dio, Schmidt, però. No, non è possibile. Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto, ragazzi? No. Ma cos'è? Da 3-0 a 3-3. Bene, bravi ragazzi, complimenti. Complimentissimi, veramente. Ma che schifo avete fatto? Ma che schifo avete fatto? Ma poi, cioè, l'highlight perfetto è Schmidt che passa la palla all'avversario sul 3-2. Quello è proprio la perfezione. Niente, becca becca, avambraccio fratturato. Sì, però veramente, eh. Stai fa apposta. Gioco. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Calma, Lazetic. Vuole rinnovare. Vuole rinnovare. Allora, calmiamoci. €8,50. 25.000 euro. 3 anni, 4 anni di contratto. Prima presenza, 3.000 euro. Primo gol, 3.000 euro. Panchina, 800. Allora. 3 anni almeno, 8.84. Anni. 3 anni. 3 anni al 30% e comunque arriverebbe sul 1.200.000 circa. Ci può stare. Cioè, forse di più. 1.300.000 così. Ci può stare. Ci può stare. Ok, Lazetic l'abbiamo salvato. Ok? Marcello, fatti i cazzi tuoi, scusa, cioè però Luca Fabbri. Luca Fabbri. Osserva giocatore. Un secondo, comunque pareggio veramente poco dignitoso, eh. A Palermo rinnovi o fai finta? Palermo? Non fai simpatico, Palermo. Oh, nessuno ti vuole in prestito, che ti devo dire? Allora, Luca Fabbri ha un potenziale veramente formidabile. Però mi costa tanto. Mi costa veramente tanto. Eh sì, eh. No, 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 no. Però lista selezionati, magari potrebbe essere interessante. Poi Mortensen. Eppure sto Mortensen, ragazzi. Bello forte, eh?
Non lo so. Perché lì comunque abbiamo già Iliev e abbiamo anche Cortinovis e Pagano. Certo che Mortensen, confronto giocatore. C'è ancora Randa, scusate. No, non è del Bari, infatti, no, non c'è più. Per dire, Iliev è più forte chi? Ma in realtà è più forte Iliev, raga. Al momento, eh. Al momento più forte Iliev sembrerebbe, quindi. Quindi va bene così. Ok, allora, il Burgos. Oh. Vai, 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 vai Kwan, vai. Lui non vuol venire. Abdulaziz non vuol venire, non so cosa dirvi. Sulle 8 e mezzo, acquisto di qualità. Ma. Certo che su lei pensavo potesse crescere un pochino meglio, eh. Invece non è che sia cresciuto poi così tanto in questo gioco. È cresciuto, però non proprio come mi aspettavo. Aspettavo una crescita molto più esponenziale. Cipriano. Il buon Cipriano. Ma sinceramente, per il post Zanoli? Non lo so. Per il post Zanoli, perché Zanoli è sempre mezzo rotto. Quanto vuole? Perché abbiamo sulla destra Marcelo e Zanoli, ma Zanoli. Zanoli può essere anche messo sulla sinistra. Però c'è Salvatore Sala. Marco Sala verrà venduto sicuramente. Boh, 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 boh. Oh, Lazetic ha accettato il contratto. E questo è una notizia incredibile. Pure Palermo l'ha accettato. Maniego va in prestito con molta calma, si fa tutto. Cipriano è molto interessato alla trattativa. Io, ragazzi, se mi chiede poco, quasi quasi, e mi chiede poco in realtà, non costa nulla. Da 3 anni, ci può stare. Tan così. Allora. Così. Tre anni. Allora. 3 anni però. Ok. Ok. 3 anni ci posso sta. 3 anni ci posso sta. E bene, sono contento che Quan sia felice. Mele sta migliorando. Mele, tra l'altro, ragazzo. Fortissimo, fortissimo, veramente fortissimo, veramente fortissimo. Selt, tessere, lodi, Lazetic, Selt, tu sei un maledetto, tu sei un maledetto. Test fisici, Guglielme abile. Allora, back a back, infortunato. Ci abbiamo Martel Jim, Schmidt. Schmidt, mi sa che questo non è il tuo ruolo. E a sto punto, al posto di Jim, ci butto Schmidt. Non è che sia molto. Non sta molto bene insieme comunque loro due, ma se la fa un piacere. Becca, visto che sta male, lo mettiamo in panca. Cioè in tribuna, scusate. E va bene così. E va bene così. Allora. Oggi ne riusciremo a vincere una? Sarebbe bello. Io ho messo Mele perché secondo me Schmidt la scorsa partita l'ha giocata alla SNAI. Quindi per evitare altre scommesse ho detto vabbè, sai che c'è, lo cambio e faccio prima. Corrado.
No, ma come ha fatto a sbagliare, infatti? Come ha fatto a sbagliare? Non me l'aspettavo uno sbaglio da Lazetic, da quella posizione così invitante, onestamente. Cioè, era molto più facile fare gol che sbagliarla, a dire la verità. E non me l'aspettavo, infatti. Assolutamente no. Sono rimasto un po' così così. Ma vabbè. Bravo Schmidt. Bel passaggio per Lazetic. Sayan sulla fascia. Cross un po' rivedibile. Ma ci siamo, eh. Però noi partiamo sempre forti. Il problema è il secondo tempo, che non riusciamo mai a fare. Non lo so. Ultimamente subiamo tantissimo. Fagioli? Non è quel Fagioli, vero? Non credo proprio. Sarebbe molto strano. Molto strano. Anche perché l'anno prima era in Serie A col Torino. Dubito che vada alla Feral Pisalò in Serie B all'ultimo posto, onestamente. Marcelo. Bravissimi ragazzi, però Zefi non c'hai colpo di testa. Corrado, buongiorno e buonanotte. Mamma mia, Corrado. Ma io che ho fatto di male? Zefi. No, Zefi, ma che... Ma quanti gol ci stiamo mangiando oggi? Ma quanti gol ci stiamo mangiando? A parte tutto. Zefi è infortunato? Benissimo. Era la notizia che aspettavamo. Proprio quella, eh. Dai, però, ma che sfortuna. Ma che sfortuna. Veramente. Cioè, l'infortunio che non ci voleva. Fortuna che c'è il piccolo Johnson, che lui può tutto, quindi nessun problema. Fa tutti i ruoli ormai, non è un problema. È un po' una mascotte. Però è una mascotte molto importante. Marcelo! Che gol che ha fatto! Ricorda il buon Marcelo, quello vero tra l'altro, in alcuni casi. Questo è un gol molto alla Marcelo. Veramente molto bello. Tra l'altro, ha fatto anche il tunnel a Sayan. Senza neanche volere, ma l'ha fatto. Bellissima questa cosa. Bravo Corbo che la spazza via. Ripartiamo, Johnson. Piccolo Johnson, vai piccolo Johnson. Fattela tutta, no. Palo clamoroso. Cioè, parata e palo, se non sbaglio. Clamoroso. Comunque, come mi aspettavo, Fagioli è un altro, perché si chiama Matteo, quindi non è lui. Sarà il fratello, che ne so io. Calma, non facciamo cavolate. Bravo. Bravissimo. Calma. Ma che... Ho detto calma. Un po' troppa così però, eh. Non devi dormire. No, vabbè però. Brazzao che va dall'altra parte. Bravo. Bravissimo. Oh, comunque ragazzi, non ne vinciamo più una, eh. Ne pareggiamo tutte. Cos'è? Una malattia? Le stiamo pareggiando tutte, non riusciamo più a vincerne una. Mi sto un attimo preoccupando, perché è un po' presto per aver già il momento di flemma. È un pochino presto. Quindi sono molto preoccupato. Perché comunque, dalle statistiche, creiamo tanto. Ma non si segna più. O meglio, si segna, ma poi si subisce anche tanto. Gli unici tiri che fanno gli avversari. Magari fanno due tiri in porta, fanno due gol gli avversari. Ne facciamo 50, facciamo due gol anche noi. O su 50, eh. È un po' grave la situa. È un pochino grave. Leggermente. Bravo Sayan. Bella sta palla. Iliev. Mamma mia, che tiro del cavolo. Che tiro del cavolo. Allora, Iliev è stanco. Buttiamo dentro Cortinovis. Pure Sayan è stanco. A sto punto mettiamo Cortinovis qua. Facciamo così. E qui ci metto magari Aguilera. Che torna. Martel è stanco.
Ci metto. Comunque, siamo veramente messi male. Pasco Valls e sposto Schmidt qua. Ok. E per il resto 3, 4. Ho un cambio. Corbo è stanco. E ci buttiamo Zanoli che almeno rientra e gioca un po' di minuti. Potrebbe essere cosa buona e giusta. Zanoli. Ecco, bravo. Ho avuto un attimo di paura che potesse fare una cavolata, ma mi ha smentito per fortuna. Johnson, Corrado. Bravissimi ragazzi. Bravissimi. Vasco, vai. No, Cortinovis, ma come. Ma come ha fatto a sbagliare? Ma come ha fatto a sbagliare Cortinovis? Era facilissimo. Era un tap-in vincente. Io non c'ho parole. No, un altro pareggio? No, basta. Ma è tremendo oggi. Ma che è successo a questa squadra? Che le pareggia tutte? Cioè, contro ogni avversario poi, eh? Non è che dici sai, contro le prime perde, contro le ultime pareggia, crisi. No, pareggia pure contro la seconda, la terza, l'ultima, la penultima, con tutti. Boh, non so cosa stia accadendo. Comunque c'è qualcosa che non va, è palese. È però 2 settimane Zefi. Però, a una certa, starei anche stancando. Dai. Sempre sti infortuni. Siamo ancora primi in classifica, ma manca tanto alla fine del campionato. E se dovessimo continuare in questo modo, non è così scontato la nostra risalita nella massima serie. Stiamo rischiando, tantissimo, tantissimo. Vince il Frosinone contro la Regina. Vabbè, rifiuta. Allora. Malcolm sì, non è che. Martell in prestito. A me servirebbe Martell, ragazzi, onestamente. Mi offrono pure un costo futuro opzionale. In realtà intrigante. Ne vai 3-4. Vai. Colombo in prestito? No. Assolutamente no. Va bene così. Stefano Ferri, fine contratto. Onestamente Ferri no. Ferri mi serve. Possiamo fare un po' meno Ferri? Dai. Collabora Ferri. Meno 2 anni. Così però 2 anni. Ecco. No, perché se no c'è. Matteo Cipriano. Io Matteo Cipriano ci credo. Io ci credo in Matteo Cipriano. 8,5. Ha un buonissimo potenziale. Ferri affida il futuro. De Masai, Albert De Masai. È un difensore centrale che, insomma, è interessante. Però. Cherubini. Cherubini. Sinceramente no. No, me le in prestito. No, sta giocando. Titolare sta giocando. Ti ho detto di no. Carminati. Carminati, ecco. Però ora non è più in scadenza. No. Chi c'è in scadenza ancora? Che mo' è importante capire un po' in scadenza. Se possiamo permetterci qualcosa di più o va bene così. Mario da D'Alena. Nah. Andrea Coletta. Riccardo Rizzo. Riccardo Rizzo.
Il buon Rizzo. Il buon Rizzo ha ottime statistiche, secondo me. Perfetto. Grazie Rizzo, come sempre vedo che qua al Bari tutti ci prendono molto in considerazione. Una cosa molto bella. Vabbè, calciomercato chiuso. Va bene. E purtroppo Aranda è andato, ma in teoria avevano sistemato un po' le finanze. Non sembra. Oh, finanze tranquille. Estinzione anticipata. Cioè? Atto di dirigenza ha indicato un prezzo per la vita della clausola. Ok. Sinceramente sì. Mi conviene forse, così non devo dare i soldi se lo vendo. Perfetto, siamo a posto. Sì. Perfetto. Meraviglioso. Presenze. Amoruso, 32 presenze, ma... Ricci. Gagliardi. Media voto. Proietti. Il nostro Wang sta crescendo, eh. Samaniego ha fatto una partita 4,70. Beh, direi che ottima prestazione. Ma questo Penteado può giocare o no? Perché se no, e Sala tanto non se ne va neanche se prego. Cioè, quindi. Peggiore, Zanoli, Marcelo, male, molto male, mentre Orlando e Mele tra i migliori. Lucchi è forte, Lucchi sì. Lazidis Lucchi, che coppia sarebbe, oh. Voto 10 dalla dirigenza. Grazie. Mele non motivato, anche Jim non motivato. Perché no? Stareste giocando voi, eh? Non so se... Va bene. Devo capire il perché, ma ok. Non capisco veramente il perché di queste cose. Tommasini diventa professionista. Sì, diciamo. Zeffi non l'ha superato. E ragazzi, al momento mi fermo qua. Mi fermo qua. Se avete altri consigli, oltre a quelli che mi avete dato, mi raccomando. Qua sotto nei commenti che sono sempre ben accetti e vi ringrazio tantissimo. E niente, chiudo qua l'episodio con purtroppo tre pareggi. Continua la sorta di maledizione perché, cioè, onestamente abbiamo fatto 5 partite, le ultime 5 tutti pareggi. Non so quale sia il problema. Non perdiamo, questo è vero, però manco vinciamo, quindi, cioè, un po' così, un po' problematico, ma vabbè. Ragazzi, grazie mille, ci becchiamo alla prossima. Ciao!